Una parte di Polifemo dedicata ad uno degli eventi riguardanti il cartellone relativo al Natale leporanese. Tutta una serie di appuntamenti, Leporano è sempre presente d'estate e d'inverno. Un momento dedicato allo spettacolo e ho al mio fianco Luciano Capurro con lo spettacolo di questa sera, Le stelle comete del Caffè Chantal. Il Caffè Chantal è onnipresente d'estate e d'inverno. Beh, d'estate, d'inverno non potevamo certo avere il soleone, e abbiamo le stelle comete. Luciano. Hai detto bene, perché poi il contenitore è un varietà. E allora abbiamo la fortuna che con uno spettacolo vario possiamo riproporci continuamente, sempre logicamente con dei quadri diversi, ma sempre nell'ottica della grande tradizione del teatro di varietà. Questo inverno era logico portare una contaminazione con il Natale, perché abbiamo pensato di proporre degli standard internazionali natalizi famosi, italiani, ma anche napoletani, visto che abbiamo una tradizione logicamente di Natale napoletano che vede delle canzoni, ma vede anche la tombola, che è un momento comico, la famosa tombola napoletana, che verrà portata dal grande attore comico Paolo Neroni. Ecco qua! Oh no, parlata Cosmo! Sta brita! Madonna mi chiedi, quanto sono belli! Troppo belli siete, sapete? Allora uomini, vi dovete rassegnare! Ormai siete inferiori alle donne, siete molto inferiori! L'hai pure Piero Angela! Sì, ha detto l'uomo è un'entità cellulare semplice, semplice, tiene solo di neurone gap. Un enorme sempre si sveglia solo quando gioca la partita di pallone, no? E nato se ne va girando la capisce solo, madonna mia Rostov, sono solo sola Rostov qua. Invece noi donne, in capo teniamo 10.000 neuroni, 10.000, i servizi, in creatura nella scuola, lavander, e telenovelle. Beh, che dire, ho delle donzelle al tuo fianco. Gentil donzelle. Gentil donzelle, non sono mute, parlano. Allora, nonostante che sono ballerine, quindi la loro arte chiaramente le fa esprimere con un movimento, però quando parlano, parlano e rompono pure. Allora, beh, vabbè, rompono abbastanza. Però per qualche un minuto e mezzo possiamo sopportarle. Facciamo mezzo minuto. Mezzo minuto, va bene. Allora, invito il cameraman a cronometrare a partire da ora 30 secondi. Come ti chiami? Federica. Cosa interpreti? La ballerina delle stelle del Caffè Chantal. Marzia, lo stesso ruolo. Alla mia destra? Roberta, anche io. Beh, qualcosa l'hanno detta. In realtà loro logicamente poi hanno dei momenti dove durante lo spettacolo, oltre ad esibirsi in una coreografia all'unisono, hanno anche dei momenti che fanno a degli assoli a parte. E la compagnia stabile del Salone Margherita di Napoli, come già sapete, e non solo, che poi logicamente da stabile va in giro, in tournée, soprattutto quando poi ci sono pubblici, lo dico sempre, così belli come quelli che trovi a Taranto e nella sua provincia. Beh, il Natale è particolarmente sentito qui da noi al sud, a Napoli come a Taranto, un modo per unirsi, per far sì che le famiglie siano unite, e il sorriso, la rappresentazione scenica aiuta a cacciare i cattivi pensieri. Hai detto bene, perché il Natale vede, al di là chiaramente dell'aspetto religioso di quello che vuol significare questa festa, vede anche un momento di assieme, ci sono le famiglie che si riuniscono, emigranti che lavorano fuori e quindi rientrano a vivere dei momenti magici che per noi sono così importanti, a viverli con le proprie famiglie d'origine. E quindi noi abbiamo pensato un po' a tutto, un po' chi è chiaramente presente qui al Castello Muscettola questa sera se ne renderà conto. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale che, come al solito, ci ha posti come punto di riferimento in questi cartelloni, c'è un feeling che va avanti da qualche anno. Mi auguro che possa continuare anche per il futuro. Buonasera, grazie per l'applauso che dovrebbe essere caloroso per un paio di motivi. Uno sicuramente per accogliere l'artista, il secondo perché fa un film di pazza e quindi di conseguenza questo ci consente di prendere un pochino più calore. Bene, siamo arrivati. Santa Chiara. Thank you.
tengo cuore scuro scuro, ma da credere che ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Leporano è una realtà vicina ed ormai siete vicini a Napoli. Taranto, Leporano, Napoli è un tutt'uno, il nostro sud, il calore che ci unisce, la passione. E lì al nord non hanno queste doti, questi doni. Dici bene, guarda, veramente dici bene. A proposito di calore e di passione, vorrei presentarti anche le nostre prime donne di questo spettacolo, che sono cariche di calore e di passione. Ora le scopriamo. Sì, adesso le scopriamo. Quindi le ragazze salutano il pubblico. Chiariamo scoprire in che senso, No, non equivochiamo. Metaforico. Eccole qua che arrivano. Abbiamo la nostra Anna Caso. Buonasera. Come ben vedete, Francesca Di Giacomo. Sono già bardate praticamente per l'inizio dello spettacolo, perché siamo a momenti, no? Io devo dire che nella fretta, nella concitazione, ho dimenticato la classica giacca che un conduttore dovrebbe indossare. E allora ho detto, vabbè, rimango col giubbotto, visto che fa anche un po' freddo. Ho detto, ma non è che riesco a rimediare una giacca di fortuna? E mi diceva un tuo collaboratore, cioè, vedi, c'è al limite una giacca con le paillettes. Però ho detto non è il caso. Con le bagliette penso che come taglia non ci andiamo. C'era una dove puoi fare un zambognare innamorato, quelli che scendevano dalle montagne con la zambogna. Non sarebbe una cattiva idea, logicamente. Magari in una prossima vita. Una prossima vita. Le nostre ragazze hanno due voci meravigliose, splendide, diverse tra loro, chiaramente, ed interpreteranno i grandi classici del Natale. Volete dare voi qualche titolo? Beh, ascoltiamole. White Christmas. Noi interpreteremo The Prayer, come diceva prima, per restare nell'ambito del Natale e coniugare la preghiera con l'emozione. E beh, la notte di Natale ci rende buoni e soprattutto forse fa sì che i più grandi per qualche momento diventino anche bambini e credano a Babbo Natale. È bello credere alle favole, soprattutto se quelle favole un giorno si realizzano. Guarda, hai fatto un'anticipazione non conoscendo la scaletta. Perché noi durante il corso di questa sera avremo un quadro proprio dedicato alle favole e ai sogni, perché tutti torniamo bambini. È incredibile, dovete crederci, non gli avevo detto niente. La sensibilità, quando io dico che amo Napoli e per me Napoli è la più bella città del mondo, sono figlio anche di napoletano. Ah, quindi, ecco, per questo. Sant'Antimo, provincia di Napoli. Ah, figurati. Senti, per concludere, in bellezza adesso vorrei chiamare qui il nostro attore comico, che nel teatro di varietà è un campione della barzelletta, perché ha vinto la SAI l'ultima con Gerry Scotti qualche anno fa. Un grande trasformista, monologhista, è inutile dirlo, interprete della famosa macchietta napoletana, questa sera nelle vesti però di un tombolaro, praticamente di un interprete della antica tombola napoletana, Paolo Neroni. Eccolo qua. Vieni Paolo. Allora Paolo. E allora dimmi. No, dimmi tu, tutto tu. Che cosa posso dire? Allora al nostro pubblico io chiedo, se avete il dono di far sorridere, regalate sorrisi, perché il sorriso è l'unica cosa che arricchisce chi lo riceve, ma non impoverisce chi lo dona. E chi non può dare dei sorrisi, io dico sorridete sempre, anche se è un sorriso triste, perché al mondo più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non saper sorridere. Sorridete e auguri. Che dire, perle di saggezza, come dire, iamo a cominciare. Però scusami, ne voglio approfittare, che chiaramente quelli che ci vedono probabilmente non hanno potuto assistere allo spettacolo di stasera, ma noi saremo al Teatro Tarentum a gennaio, nel cartellone ben organizzato dal maestro Lino Conte, con uno spettacolo meraviglioso dal titolo Quelli che è il Varietà. Quindi vi aspettiamo. Le date mi sembra che sono, se non sbaglio, il 12 e il 13 di gennaio, sabato e domenica. Poi Lino è un carissimo amico e avremo modo di diffondere la cosa. Bravissimo, anche lì siamo diventati un punto di riferimento di quel cartellone. Il feeling ormai è completato. Evviva Leporano, evviva Taranto, evviva Napoli.
e un santo Natale felice a tutti e un radioso 2019. Io sono perfettamente d'accordo con te. Auguri a tutti voi. Siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, già vice sindaco del comune di Leporano. Ricordiamo che questo cartellone degli eventi natalizi è stato organizzato dall'amministrazione comunale uscente. E allora questa sera siamo con Luciano Capurro e la sua compagnia con le stelle comete del Caffè Chantal. Momenti di spettacolo per sorridere, per attendere il Natale con questa, passata il neologismo, con questa napoletanità. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto considerare proprio questa opportunità di donare alla comunità di Leporano questo cartellone. Noi abbiamo diciamo tutto il mese di novembre, dicembre voluto riempirlo con tutte le attività sia di aggregazione ma anche con questi spettacoli, voglio dire, per far sì che tutta la popolazione viva un momento di aggregazione sociale. Poi d'altronde Luciano Capurro, con la sua professionalità, ormai è una realtà nazionale e l'immagine di Napoli è internazionale ed è giusto che Leporano goda di queste performance. Sì, direttamente dal Teatro Margherita di Napoli, qui al Castello Muschietto abbiamo il piacere di ospitare Capurro questa sera. Auguriamo a tutta la comunità di Leporano un buon Natale, un sereno Natale, e soprattutto perché in questo momento di congiuntura economica che si sta vivendo si vuole augurare proprio questa serenità. Gli ultimi fatti di Strasburgo tra l'altro hanno creato un clima ancora più di terrore. Ecco, veramente, allora veramente c'è bisogno di tanta pace, di tranquillità e di serenità. Io voglio dire, auguro proprio questo a tutta la comunità e non solo.